Carissime cittadine e cittadini, anche quest'anno finalmente volge al termine e mi trovo qui davanti a voi per rivolgervi, come ogni anno, un augurio di buone feste e di felice anno nuovo. È stato un anno difficile, lo è stato per il mondo intero, lo è stato per il nostro paese e lo è stato per la nostra Torino. Lo è stato in misura diversa per milioni di famiglie che si sono trovate ad affrontare la più dura crisi sanitaria, sociale ed economica dal dopoguerra ad oggi. La pandemia Covid-19 ha ferito profondamente ognuno di noi e ha messo in discussione molte di quelle cose che consideravamo garanzie inviolabili, a partire ad esempio dalla libertà individuale. Di quest'anno mi porterò dietro molto per il resto della mia vita e sono certa che sarà lo stesso per voi. Ci sono però momenti, immagini, fotografie, attimi immobili che dal mio punto di vista lo hanno segnato particolarmente e voglio condividerle con voi. Penso alla città deserta, come non l'avevamo mai vista. Torino è innanzitutto i cittadini che vivono le sue piazze, i suoi parchi, le sue strade. Eppure per lunghi giorni tutto questo semplicemente non è esistito. Forse non avevamo mai provato un simile senso di vuoto nella nostra città, eppure lo abbiamo conosciuto. Penso ai volti pieni di speranza dei miei vicini di casa, quando ci guardavamo dal balcone, dove molti di noi hanno esposto un pensiero, quella frase che abbiamo imparato a conoscere, andrà tutto bene, a cui io non ho mai smesso di credere. Penso a quei fogli, con i dati che arrivavano sulla mia scrivania, non solo quelli di carattere sanitario, ma anche economico e sociale. Ad esempio quelli che raccontavano ciò che in realtà già sapevamo, ovvero quanto fossero piccole mediamente le case in cui vivevano numerose famiglie torinesi, confermate dai commenti sui social di mamme che mi dicevano che la loro figlia doveva fare lezione in bagno per mancanza di spazio. O ancora ai crescenti dati di persone che chiedevano aiuto e continuano a chiedere aiuto alla nostra comunità. Ma penso anche all'immagine di quei giovani che lavoravano come volontari negli snodi di Torino Solidale per aiutare chi era in difficoltà, o ai bancali delle tante aziende che hanno donato generi alimentari e beni di prima necessità. Sono solo degli esempi e mi piacerebbe sapere quale immagine vi ha toccato di più e porterete con voi. Ora, la mia speranza è che il 2021 sia davvero un anno di rinascita, l'anno in cui potremmo ritrovare la luce dopo un periodo così buio, l'anno dove ognuno di noi potrà cogliere nuove opportunità facendo tesoro di quanto imparato da questa tragedia. Perché l'unico modo per renderla peggiore di quello che è lasciarla correre via senza insegnamenti. Allora che sia un buon Natale e che sia un buon anno per tutte e tutti voi. Che quanto di bene si possa augurare trovi la via prioritaria verso chi è solo, soprattutto se non avrà qualcuno da cui poter tornare al termine delle feste, verso chi ha perso i propri cari, verso chi soffre o è malato, verso tutte quelle straordinarie persone che di loro e di noi si prendono cura, medici, infermieri, personale sanitario, forze dell'ordine, impiegati che garantiscono servizi essenziali, volontari. Ho detto tante volte quest'anno che saremmo tornati ad abbracciarci, fisicamente, con tutta la forza che abbiamo in corpo. In quest'ultimo augurio di buon Natale da sindaca, il mio desiderio più grande è che il momento in cui potremo farlo arrivi il prima possibile. Buon Natale Torino e felice anno nuovo.